Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questo bellissimo bauletto a cuore con un inserto in legno di manici e laterali intagliati in questo modo, poi con una chiusura a pattina che passa sopra al manico e va a chiudere con questa chiusura in bambù, vedete, poi si apre in questo modo. E voilà, ecco che abbiamo la nostra borsa. Secondo me è venuta, è uno dei modelli più belli di questa edizione. Mi sono innamorata tantissimo di questo bauletto e lo farò sicuramente in un altro colore. Vi faccio anche notare la presenza delle targhette personalizzate che si possono realizzare sia in legno che in laminato oro e argento, e le facciamo anche personalizzate oltre che quelle classiche, quelle scritte handmade, realizzato a mano e quant'altro. Quindi trovate tutto l'elenco del materiale sempre sul nostro sito. Un bacione! Allora, quello che ci occorre per realizzare questo bauletto è innanzitutto un inserto in legno che è composto da questi due laterali intagliati in questo modo e completamente perforati e dei manici a forma di cuore. L'inserto lo troverete già abbinato con i laterali più i manici. Poi ci occorrerà una rete, se acquistate il kit troverete già anche la rete pretagliata, altrimenti è venduta in pezzi da 50 per un metro che poi ognuno si può tagliare come preferisce, quindi sta a voi decidere se acquistare la rete sciolta oppure già tagliata. Una chiusura, io vado ad utilizzare questa qua che qui sono già andata a inserire e poi dovremo andare a mettere dall'altra parte l'altro pezzo nella pattina, poi vi farò vedere. E poi come filato andiamo a lavorare tutto il nostro bauletto con questo cotonello particolare. Io ho scelto questo colore, vedete che è tutto riccioluto in questo modo, è un cotone sfumato in questo modo, e io vado ad utilizzare questo e poi farò delle bande, delle piccole striscette per motivo del color burro con il cordino Swan. Lavoreremo il tutto con un uncinetto 3,5. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it e che gli inserti in legno li realizziamo noi artigianalmente, quindi se ne avete bisogno, se vi occorrono anche di misure diverse o quant'altro, potete scriverci e contattarci per vedere come poter fare. Allora, voglio subito farvi vedere come andare a inserire la chiusura, perché la chiusura si deve inserire per prima cosa prima di andare a rivestire la rete, ok? Perché dopo, se no, non riuscite più a farlo, dovete assolutamente inserirla come primissima cosa. Allora, questa parte qui, che sarà quella poi che fa agganciare la nostra borsa, vedete che gira, e si inserisce in un modo semplicissimo perché ha semplicemente queste due alette che vanno inserite nella rete e dopodiché allargate. Qui ho inserito le piastre di metallo che vengono date in dotazione e tutto quanto, e dopo semplicemente allargate le alette, le andate a chiudere così assieme, ok? Quindi le infilate nella rete, inserite queste piastrone di metallo e chiudete. Quindi veramente semplicissimo, ci vogliono veramente 3 secondi per poterlo fare. Invece dall'altro lato, dove abbiamo la pattina, ovviamente dovete prendere la misura che combacia, l'altezza che vi piace di più, dobbiamo andare a inserire l'altro pezzo, che è questo, formato da due parti e poi ci sono 4 viti in dotazione nel sacchetto. Allora, una parte, questa qui più sottile, andrà posizionata qui da sotto, ok? L'altra parte va posizionata qua sopra. Dopodiché si gira al rovescio e vedete qui dove ci sono questi fori, vanno avvitate con un cacciavitino piccolo piccolo le viti, ok? Sono 4 e quindi vanno avvitate in questo modo. L'unica cosa è che prima di avvitarle, una volta scelta la posizione esatta in cui andare a mettere la chiusura, dovete con un paio di forbici andare a ritagliare l'interno della rete, quindi qui all'interno della chiusura ovviamente dovrà andarci il pezzo qui dall'altra parte, non può esserci la rete, e quindi andiamo a ritagliarla. Ok, ritagliamo la rete, tutta questa qui che sta all'interno, e dopo andiamo a posizionare e ad avvitare le due parti in questo modo. Allora, una volta applicata la chiusura, partiamo subito a lavorare con il cordino Swan, dove andremo a fare veramente pochissimi giri di questo colore per fare delle righe, diciamo al centro della pattina, per creare un motivo. Quindi andiamo direttamente a fare questo, in modo che una volta fatto questo, tutto il resto della rete lo andremo invece a ricoprire usando il cotone. Quindi parto, vado a inserirmi nel primo foro,
Quindi con l'uncinetto mi inserisco, aggancio la solina del cappio, la estraggo. Ok? Mi inserisco nel foro a fianco, aggancio il filo e vado a fare quella che è una maglia bassissima, o anche detto punto catenella. Quindi vedete, rientro nel foro a fianco, aggancio il filo e lo estraggo e chiudo tutto facendo una specie di maglia bassissima. Vedete che sto continuando appunto, quindi nel quadretto a fianco aggancio di nuovo il filo, lo estraggo e chiudo facendo appunto una specie di catenella o maglia bassissima. Un giro solo serve a coprire un quadretto di rete e devo, ho iniziato dalla riga più esterna qui della mia pattina e proseguo per tutta la lunghezza fino ad arrivare dall'altro lato. Ok, quindi lavoreremo sempre così per lungo. Sono partita da qua e quindi per tutta questa riga fino al fondo proseguirò a lavorare con questo filato e facendo questo punto, che è poi il punto con cui andremo a lavorare tutta la borsa. Quindi molto semplice, solo un lavoro un po' lungo, ma per il resto è di pazienza, per il resto è veramente molto semplice. Una volta arrivati qui dall'altro lato al fondo, voglio girare e fare la riga a fianco sempre di questo colore. Allora semplicemente vado a puntarmi nel quadratino appunto della riga a fianco e nello stesso procedimento estraggo il filo e vado a fare il mio punto. Dopo giro la rete e proseguo a lavorare qui di nuovo il rigo al contrario. Vedete, in questo modo. Quindi proseguo di nuovo fino ad arrivare al fondo dall'altra parte facendo questa seconda riga. Una volta arrivati qui al fondo, che abbiamo terminato il secondo giro, possiamo tagliare, perché adesso dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato della pattina, quindi andare a lavorare questi due giri di questo colore dall'altro lato. Però per farlo appunto dobbiamo tagliare il filo, chiudiamo il nostro lavoro e lo ricominciamo dall'altra parte. Ok, quindi facciamo di nuovo il nostro cappietto, ci inseriamo con l'uncinetto nel primo punto, estraiamo la solina in questo modo e prendiamo di nuovo a lavorare appunto catenella per di nuovo tutto questo giro. Arrivati dall'altro lato volteremo il lavoro e torneremo indietro lavorando di nuovo queste due righe a lato della chiusura, ok, dall'altra parte nello stesso identico modo. Quindi procediamo così tutto il giro e poi tutto il ritorno. Allora, guardate, ho terminato di realizzare anche i due giri da questa parte e adesso voglio andare a realizzare ancora una striscia centrale alla mia pattina e lungo tutta la borsa di 5 giri. Come potete vedere ho saltato dai giri qui iniziali 3 quadretti e 3 quadretti dall'altra parte e sono andata a riempire appunto catenella i 5 giri centrali. La stessa cosa, sempre col color burro, andremo a fare per i 5 giri centrali lungo tutto questa parte. Ok, tolte queste strisce di color burro fatte con lo swan, andremo a lavorare tutto con il cotone, questo qui sfumato, e quindi andiamo a lavorare tutti i restanti parti con questo cotone appunto, e anche tutta questa parte di qua andremo a lavorarla tutta col cotone. Quindi io adesso vi faccio vedere appunto un pezzo di questa lavorazione e poi proseguiremo a lavorare il resto. Quindi faccio il cappietto come prima, vado a inserirmi qui nel primo quadretto libero, estraggo il filo e vado a lavorare i miei punti a catenella. Quindi vedete che adesso mi inserisco sopra, estraggo il filo e vado a chiudere.
Qui ovviamente ci dobbiamo interrompere perché c'è la chiusura e poi dopo ripartiremo dall'altra parte. Adesso mi giro. E proseguo scendendo. E proseguiamo tornando su, quindi così. E questo è il risultato della parte lavorata con il cotone. Adesso qui il pezzettino che abbiamo fatto è veramente veramente piccolo, ma appunto questo è il risultato. Come per lo swan basta un giro solo a riempire i quadretti, e adesso ripeteremo lo stesso procedimento in questo pezzettino qua. Poi andrò a lavorare il pezzo di swan qua, come vi ho detto, esattamente i 5 giri centrali, e tutto il resto invece con il cotone. Quindi una volta diciamo delineato il motivo, è un lavoro semplicissimo, di solo un pochettino lungo, ci vuole un attimo di pazienza. Ma assolutamente, ripeto, nulla di complesso. Allora, guardate, ho realizzato tutto il pannello, questo è il risultato finale anche qui della pattina. Questo appunto è come è venuto, mi piace un sacco, è una macchia di colore secondo me fantastica, proprio bellissima, sono super soddisfatta. Adesso vi faccio vedere che andiamo a fare un giro di contorno e di bordatura per nascondere questi pezzettini qui della rete che si vedono ancora un po', che non mi piacciono, con un giro di maglia bassissima che andremo a fare con il cordino swan. Quindi vado a fare il cappio sull'uncinetto, inizio sempre qui dalla pattina per farvi vedere meglio, mi inserisco qui in un angolo e vado a fare una maglia bassa. Voilà, e vado a fare una maglia bassa per ogni quadretto della mia rete. Vedete, in questo modo la nascondo completamente. Una volta arrivata qui sull'angolo, devo girarmi per lavorare sull'altro lato, e per fare ciò vado a fare 2 catenelle in modo che mi facciano l'angolo, e poi parto direttamente a lavorare nel primo quadratino dell'altro lato. Vedete che così mi è uscito fuori l'angolino, e adesso proseguo a lavorare di nuovo per tutti i quadratini della rete di questo lato. Quando arriverò qui di nuovo faremo le 2 catenelle per voltare e andare a lavorare l'altro lato, la stessa cosa di nuovo qui sull'angolo. Quindi andiamo a bordare l'intero perimetro della nostra borsa sempre a maglia bassa. In questo modo proseguiamo quindi così. Come ultima cosa non ci resta che andare a preparare i nostri laterali. Come? Prendiamo di nuovo lo swan, facciamo un cappio sull'uncinetto, andiamo a inserirci in un foro qualsiasi del nostro laterale e andiamo a fare una maglia bassa. In questo modo. Adesso rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia bassa, sempre passando nello stesso foro. Ripeto lo stesso procedimento per il foro a fianco, ovvero vado a lavorare 2 maglie basse puntando sempre in questo unico foro. E procedo in questo modo lavorando 2 maglie basse per ogni foro, per tutti i fori del mio laterale. Procedo così.
Allora, una volta rivestito interamente il nostro laterale, come abbiamo visto facendo due maglie basse per ogni foro, vedete in questo modo, dobbiamo andarlo a posizionare all'interno della nostra borsa per dargli la forma e per vedere come dovremmo adesso andarlo ad attaccare. Vedete che io l'ho posizionato in questo modo facendo coincidere qui le due parti esattamente al centro. Ok, quindi adesso vi faccio vedere appunto come andarlo a fissare e ad attaccare. Prendiamo subito il nostro uncinetto con un cappio, sempre col cordino Swan. Andiamo a fare le rifinizioni, quindi tutto col cordino per richiamare l'inserto che abbiamo fatto all'interno della nostra pattina. Allora, come prima cosa vi devo dire che qua i punti. Allora, i quattro primi punti da un lato e dall'altro della nostra borsa non andremo a fissarli perché altrimenti la borsa non si aprirebbe più. Quindi i primi quattro punti li andiamo a saltare e partiamo dal quinto. Quindi 1, 2, 3, 4 ci andiamo a inserire con l'uncinetto nel quinto. In questo modo. A questo punto, partendo dalla metà del nostro inserto, che è qui, guardiamo i punti corrispondenti, andiamo a inserirci più o meno qua, agganciando un'altra asolina del punto della maglia bassa del laterale. A questo punto aggancio il filo e chiudo il tutto facendo una maglia bassissima. E voilà. E adesso andiamo a ripetere il procedimento per tutti i seguenti punti fino ad arrivare dall'altro lato dove di nuovo lasceremo liberi gli ultimi quattro punti. Quindi adesso mi inserisco nell'asolina più esterna della maglia bassa lavorata all'uncinetto del bordo della mia borsa e nell'asolina questa qui, la prima che incontro, invece del laterale di legno. Aggancio il filo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ripeto. Di nuovo per il punto successivo, vedete che aggancio sempre le due asoline, prendo il filo e chiudo tutto e devo proseguire in questo modo fino ad aver attaccato tutto il mio laterale. Vedete? Quindi proseguiamo così per tutto questo lato, poi proseguiremo qui per la base e di nuovo dall'altra parte a venire su. Una volta assemblata la borsa, quindi avendo sistemato e cucito assieme i due laterali, come ultima cosa non ci resta che andare a cucire i nostri manici. Per fare ciò abbiamo bisogno di un ago tira fettuccia con il cordino Swan, sempre. Il manico che andiamo a posizionare. Allora, qua davanti la pattina passerà esattamente per andare a chiudersi al centro del nostro manico. Quindi io vado a posizionarlo tutto in alto più che posso e vado a centrarlo rispetto a questa riga qua. Quindi, come riferimento, io ho notato che il terzo foro di entrambe le parti, vedete tre da qui e tre da qui, il terzo foro sta all'inizio della prima riga panna, gli altri stanno fuori. Quindi, per regolarvi e centrarlo, io ho preso come punto di riferimento il terzo foro sulla linea panna. Detto questo, prendo quindi il filo con l'ago, ho fatto un nodo al fondo, mi inserisco all'interno della borsa con l'ago ed esco dal primo foro. Voilà, a questo punto mi inserisco nel secondo foro ed esco. E tiro. Vedete che abbiamo fatto il primo punto. Adesso entro da sotto, quindi con l'ago da sotto e passo all'interno del terzo foro. Voilà. Poi passo nel prossimo.
e così via per tutti i fori. Arrivati qua nell'ultimo foro, adesso partiamo per andare a fare la cucitura al contrario e a riempire dove abbiamo lasciato vuoto. Quindi vedete che torno indietro e vado a puntare in tutti i fori dove manca il punto di cucitura. E vado a completarlo in questo modo. E voilà, ecco che abbiamo, siamo arrivati alla fine e abbiamo attaccato interamente il primo manico, ok, con la cucitura completa. Adesso non ci resta che andare a chiudere il lavoro sul retro, quindi vedete che io faccio passare il lago qui attraverso questi punti, vado a bloccare il filo. Voilà, passo ancora magari una volta e dopodiché possiamo tagliare e andare ad attaccare l'altro manico nello stesso modo sul retro. E come vi dicevo prima, vedete che qui la pattina passa esattamente all'interno del manico e va a chiudersi in questo modo, passandoci così attraverso.